Meglio. Tecnico. Molto tecnico. Sei là? I was saying I'm glad to be here. Thank you for inviting me. Grazie per avermi invitato, è un piacere essere qui. And I always love coming to Italy. I always like the food and the beautiful women, and it's all very nice. Sembra che l'abbiate capita. Mi piace venire in Italia, adoro tornare in Italia, mi piace il cibo, mi piacciono le belle donne italiane. My wife probably thinks the guys look pretty good too. Probabilmente mia moglie piacciono gli uomini italiani. Quanti giorni, da quanti giorni in Italia? Da quanti giorni in Italia allora, se, per vedere quanto ha potuto usufruire del nostro cibo e delle nostre figure? I think I've been here about 7 days and I'm still going to be here till close to the end of October. Sono qui da circa 7 giorni e ci rimarrò probabilmente fino a ottobre. Un periodo abbastanza lungo per comprendere questi pasti italiani. No. No. They're still trying to figure out the crazy Texan. Di capire i texani matti. Ecco. No, niente, una cosa che viene in mente parlando di Lansdale è il suo fulminante successo, lui è della working class, in pratica grazie solo alla sua abilità narrativa lui è riuscito a diventare uno degli scrittori più importanti del mondo e chiaramente a essere anche a guadagnare moltissimi soldi da questo suo mestiere. Mi è stato detto appunto che lui adesso insegna, mi pare, all'università corsi di scrittura creativa, laddove un tempo puliva le aule, puliva i corridoi, quindi i 30 anni fulminanti di carriera solo grazie alla sua abilità narrativa, insomma. Ecco, qual è la chiave del successo? Il vecchio sogno americano? La libertà che c'è in America di poter cambiare il proprio stato sociale? Yeah, I believe in the American dream. I don't believe that it's a promise, but it is an opportunity. Sì, io credo nel sogno americano. Non credo che sia una promessa. Penso che sia un'opportunità. My father couldn't read or write, and my mother had an 11th grade education. Mio padre non sapeva né leggere né scrivere. Mia madre aveva l'equivalente della quinta elementare. I learned to read from comic books. Io ho imparato a leggere sui fumetti. And my mother was a big reader and she pushed books on me all the time. E mia madre, che amava i libri, ha cercato di spingermi a leggere libri, l'ha fatto continuamente. I always wanted a college education and I got 2 years of college over a 4-year period. Ho sempre desiderato riuscire ad avere un'educazione universitaria. Quello che sono riuscito a ottenere sono stati 2 anni invece di 4 in università. I couldn't afford to go, and so I worked and made money to go what time I did, but what I always wanted to do was be a writer. Ho sempre desiderato avere i soldi per avere la libertà di fare quello che volevo, ma più di tutto, più della sicurezza economica, volevo la possibilità di fare lo scrittore. And so my stories and articles started selling. First thing I ever wrote sold. E ho iniziato a scrivere articoli e a scrivere storie. La prima storia che ho scritto sono riuscito a venderla. I was 21 years old. Avevo 21 anni all'epoca. But it took me another 8 years to be able to quit all the jobs I was doing and be a full-time writer. Ma non ero ovviamente in grado di essere uno scrittore a tempo pieno all'epoca. Ci sono voluti altri 8 anni perché potessi lasciare con una certa tranquillità gli altri lavori che mantenevo. I was a farmer, I was a janitor, I did some public relations, I was a carpenter's helper.
Sono stato un contadino, sono stato un inserviente, sono stato, ho fatto un pochino di pubbliche relazioni. And you don't want me as a carpenter's helper or your house will fall down. Sono stato un carpentiere, un aiutante di carpentiere, voi non volete che chi io faccio il carpentiere, fidatevi perché vi cadrebbe la casa se ci mettesse le mani. I never knew another writer till I had been selling for 3 or 4 years. Il primo scrittore che ho conosciuto l'ho incontrato solo dopo 3-4 anni che scrivevo, che riuscivo a vendere le mie storie. And I never met an editor until I had been writing for 6 or 7 years. I just mailed it to him. E non ho mai incontrato di persona un editor fino a dopo aver 5-6 anni dopo aver iniziato a scrivere a livello professionale. Prima mi limitavo a mandargli la roba via posta. The first things I sold, I wrote, sold, and they were all non-fiction. Le prime cose che ho scritto che sono riuscito a vendere non erano fiction. But then I started trying to write fiction and found that a little tougher. Poi ho cercato di scrivere fiction, romanzi in questo caso, e quello è stato più difficile di quanto non aspettassi. I think fiction's more true than non-fiction, actually. E credo francamente che i romanzi siano quasi più aderenti al vero, più veri che la saggistica, che la non-fiction. Because it doesn't tell you what happened, it tells you how people feel about what happened. Perché i romanzi non ti dicono che cosa succede, però ti dicono come la gente si sente nel momento in cui qualcosa succede. But in a couple of years I began to sell the fiction, and then when I was 29 years old I was selling enough to quit and go full time writing. Così nel giro di un paio d'anni, dopo aver scritto prima non fiction, sono riuscito a vendere dei romanzi e di lì, sui 29, ho potuto fare lo scrittore a tempo pieno. Immediately things went to hell. E ho iniziato e le cose sono andate malissimo all'inizio. But I kept at it. My wife had a job. Ho continuato e mia moglie per fortuna lavorava. She was always very supportive, and if it wasn't for her, I would never made it. Lei è stata sempre una sicurezza per me, mi ha supportato in qualunque mia scelta. Se non fosse stato per lei, non sarei mai riuscito a farcela. She claims I married her for a typewriter. Secondo lei sono sposato con la macchina da scrivere o con il computer adesso. You older people in the audience like me know what the typewriter is, right? Almeno i più anziani per il pubblico sanno cos'è una macchina da scrivere, sì. But anyway, I started writing when I was 29 and I've never done anything else since, and my wife was able to quit her job and go to work for me. Quindi ho iniziato a scrivere a tempo pieno intorno ai 29 anni, da allora non ho più smesso, per fortuna mia moglie ha potuto smettere di lavorare e adesso lavora per me. Actually I work for her. Io lavoro per lei. Then I switched to a word processor, of course. E poi insomma ho lasciato la macchina a scrivere per il computer. And our beautiful daughter told me to tell everyone I'm on Twitter. E la mia bellissima figlia mi dice che sono anche su Twitter. I'm not sure I even know what Twitter is. Io non so cos'è Twitter, probabilmente. But I'm on it. Però ci sono. But in the, I tell you all this in answer to the question about the American dream is I believe in it. I don't, like I said, I don't believe it's an absolute. It's not a promise. It was never meant to be. It's an opportunity. And sometimes you can do everything right and it not happen, but mostly if you work hard and try, you know, it seems like to me it seems to work. Tutto questo l'ho detto in risposta alla questione sul sogno americano. Io ci credo, credo che sia una possibilità concreta, non credo che sia un assoluto, che sia una promessa, perché c'è la possibilità che le cose non vadano bene anche se lavori tantissimo, se vai del tuo meglio. Però nella mia esperienza, se davvero ti impegni, fondamentalmente alla fine girano. Things are easier for me, I guess, financially, and there's a lot of opportunities that writing offers me, but I don't really feel that I'm all that different than I was when I first started out when I was a farmer. Ora ho più opportunità, ci sono cose che mi vengono offerte, ho la possibilità di spaziare tra cose diverse, anche che voglio fare come lavoro, però io come persona non penso di essere cambiato tanto, non vedo molte differenze tra me oggi e quello che faceva il coltivatore, l'agricoltore. Farming is a lot harder than writing. Fare l'agricoltore è molto più difficile che fare lo scrittore.
You can't make those potatoes live if they're going to die.